Stai per partire e devi affrontare un viaggio aereo? Benissimo, questa serie di persone devi cercare di evitarla in tutti i modi. Sei già iscritto o iscritta al canale YouTube di Viaggio Vero? Perché se non lo sei, qui sotto trovi il pulsante iscriviti, ci clicchi sopra e clicchi anche sulla campanella, perché in questo modo riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare. La rottura di scatole che ti possono provocare queste tipologie di persone è chiaramente direttamente proporzionale alla lunghezza del viaggio. Se stai facendo un volo di 45 minuti o un'ora, è chiaro che non sarà un gran casino e potrai sopportare. Ma se il viaggio comincia a diventare di 2-3 ore, oppure ancora peggio, un volo intercontinentale, ahia. La prima tipologia di persone da evitare se riesci in volo è quella che ha un piacere assoluto a diffondere i propri odori all'interno della cabina. Va di pari passo il fatto che si lavino veramente poco, oppure che abbiano problemi, non so, di puzza di piedi. Ecco, se ti capitano queste persone, quelle persone che appena arrivano in aereo si tolgono le scarpe e magari sanno per certo di avere i piedi che puzzano, queste persone vanno evitate, oppure le persone consapevoli di non essersi lavati per l'intera giornata, magari aver fatto anche visita alla città, quindi aver sudato camminando a destra e manca, che appena arrivati in volo, boom, si tolgono maglia, maglietta e rimangono praticamente con l'ascella nuda e noi, poveri mortali, dobbiamo sorbirci i loro profumi incredibili. Sinceramente, se sai che hai qualche problema ai piedi, di odori, oppure se sai che hai fatto tutta la giornata senza lavarti, perché arrivi in aereo e ti togli tutto? Vuoi condividere i tuoi odori? Ma io sono il primo che se vado a fare attività fisica, poi sento la mia puzza e non la vorrei condividere con altri. Mi lavo il più presto possibile. Voi non sentite il vostro odore? È questo il dilemma che mi attanaglia da anni e su cui ho fatto anche un video che ti faccio passare qui sopra. Come non puzzare in viaggio. Per dovere di cronaca devo anche dire che la maggioranza, quasi il 100% delle persone rappresentate in questa categoria sono uomini, almeno nel mio caso, almeno per la mia esperienza. Non ho mai trovato, tranne forse una sola volta, una donna che puzzasse veramente in volo. Voi avete un'igiene molto migliore della nostra. Seconda tipologia di persone che devi evitare è quello che hai davanti e che appena salito, appena siamo in quota, tira giù il sedile con quanta ce n'ha e ogni tanto prova a vedere se torna giù di più, perché sai, lui vuole stare a 180 gradi, ha preso un posto in economica e vuole sdraiarsi a 180 gradi, come se fosse in un letto. Ecco, queste persone io non le sopporto. Tu sei lì dietro e non è neanche venuto giù con un'educazione, cioè con calma, piano, magari guardando dietro, come faccio io se tiro indietro il sedile di un po' mai tutto perché non voglio disturbare, ma è un tuo diritto farlo, quindi se lo vuoi fare, fallo, ma non venire giù con quanta ce n'hai. E poi ogni 20 minuti provare a tirare giù il tuo sedile ancora. Non viene giù più di così. Punto. Tipologia numero 3, il contrario di quello della tipologia numero 2, ovvero quello che tu hai dietro e che si puntella costantemente contro il tuo sedile, magari ogni tanto pum, pum, pum. Botte contro il sedile. Perché? Perché lo fai? Dimmelo, raccontami perché devi calciare il sedile davanti. Se sei un bambino, ti capisco. Perché un adulto o un'adulta deve calciare il sedile davanti? Domanda a cui non ho ancora trovato risposta. Riuscite a darmela voi? Ah, qui c'è una piccola variante. Se il volo è intercontinentale e quindi abbiamo gli schermi sui sedili, quello dietro a volte tuk, tuk, sullo schermo per cambiare canale, per ascoltare altro. Signori, lo schermo è tattile come il vostro tablet. Non è che dovete picchiettare costantemente, basta sfiorare, sfiorare. Ah, è meraviglioso se si trovano persone del secondo tipo con persone del terzo tipo, ovvero tu tiri giù il sedile, l'altro ti calcia. Tu tiri giù il sedile, l'altro ti calcia. Bello, un bel viaggio, direi. Quarta tipologia di persone che sinceramente non sopporto in volo sono quelli che si ubriacano. Perché ti devi ubriacare in volo? Io sono nato in montagna, non sto condannando l'ubriacatura in generale, anzi, sono nato in montagna, lo ripeto, ma non puoi bere
fino a ubriacarti in volo. Perché lo fai? Che rompi le scatole a tutti. Parli a voce più alta. Sei maleducato o maleducata. Fai casino, punto e basta. Non bere in volo, anche perché c'è una pressione diversa e l'alcol in volo fa malissimo. Fa malissimo perché porta ad aumentare, a velocizzare la disidratazione. Se volete bere un bicchiere di vino o una birra non ci sono problemi, non sto esasperando la cosa, ma non ubriacato di cavolo, ho fatto dei voli con persone allucinanti. Scendete dall'aereo, raggiungete il vostro hotel o il vostro alloggio e poi distruggetevi di alcol, come ho fatto tante volte io. Quinta categoria di persone che vorresti non trovare in volo, in realtà è una categoria che puoi trovare anche a terra, ovvero quelli che devastano i bagni. Perché devi andare in bagno in un aereo? Io capisco che ci sia un minimo di turbolenza a volte e tu faccia fatica a centrare. Sì, mi rivolgo soprattutto agli uomini, ma anche alle donne, purtroppo a volte, perché si sa quando sono in bagni pubblici tendono a non sedersi e non appoggiarsi e fanno benissimo, quindi stando un pochino in equilibrio fanno casino anche loro, per cui cercate di centrare il water, cercate di centrarlo, perché poi quello che arriva dopo trova un casino, trova uno schifo, o almeno se fate casino pulite. Nell'ultimo volo su Thai ho trovato uno schifo pazzesco in bagno, sembrava un bagno del peggior bar di Caracas, come citava la famosa pubblicità. Sesta tipologia di persone, sì, ne ho sette ragazzi, dovete avere pazienza. La sesta categoria sono quelle persone che vogliono condividere i simpatici suoni del loro smartphone o del loro tablet con tutti gli astanti. Hai le cuffie? Sì, ti vengono date anche sui voli intercontinentali, sui voli corti magari hai le tue cuffie. Perché vuoi condividere pip, pip, bli 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 bli? No, non lo devi fare. Non lo devi fare lì, non lo devi fare in treno, non lo devi fare da nessuna parte. Nessuno è interessato alla tua partita Fortnite. Nessuno è interessato alla tua partita Sugar qualcosa. E questo è un modo di fare, purtroppo provato sulla mia pelle, che adottano sì i ragazzini, ma anche gli adulti di una certa età, soprattutto sopra una certa età. Santo Dio, compratevi un paio di auricolari, un paio di cuffie. Settima categoria, sì, io ho finito, però mi raccomando, se volete aggiungerne, qui sotto nei commenti trovate lo spazio, cominciamo una discussione su quelle persone, quelle tipologie di persone che hanno rotto le scatole a voi magari in qualche volo. La settima categoria che voglio citarti sono quegli uomini che hanno problemi di prostata, diciamo così, e quelle donne che hanno dimensioni di vescica inesistente e di per sé questo non è un problema né per gli uomini né per le donne, non voglio dire che sia un problema, ma che consapevolmente hanno scelto o hanno deciso di mettersi nel posto finestrino. Perché vogliono vedere fuori, però poi ogni 30 minuti fanno alzare i poveri malcapitati che hanno i posti corridoio. Se sapete, e lo sapete, non mi raccontate storie, che dovete andare spesso al bagno, chiedete o prendete un posto corridoio, disturberete meno, sarete più comodi anche voi e non avrete nessun problema. Con una signora su un volo intercontinentale una volta io molto gentilmente ho provato a chiedere: ma signora, vuole cambiare posto così è più comoda, dopo la sesta volta che si alzava? E lei mi ha guardato con un bel sorriso e mi ha detto: no no, non si preoccupi, voglio guardare fuori dal finestrino. E il sottinteso era: e non me ne frega assolutamente una cippa di romperti le scatole ogni mezz'ora, sempre con il sorriso sulle labbra. L'importante è quello. Bene, video finito. Un po' scherzoso, un po' ironico, ma in realtà molto molto reale, perché per chi vola queste tipologie di persone sono un problema, è inutile nasconderlo, per cui è assolutamente vero tutto quello che ho detto, anche magari esasperandolo, esagerandolo. Ti ricordo di iscriverti al Mondo Viaggio Vero per ricevere tutte le notizie. Trovi il link qui sotto in descrizione. Se vuoi venire in viaggio con me in qualche viaggio di gruppo, il link è sempre qui sotto in descrizione. C'è anche la pagina Facebook di viaggiovero.com, fai mi piace e diventa fan anche lì. Su Instagram un po' ovunque mi trovi come @viaggiovero, c'è anche il canale Telegram dove c'è l'audio mattutino dove ti racconto una notizia di viaggio che mi ha colpito il giorno prima o la mattina stessa. Se questo video ti è piaciuto, pollice verso l'alto, aiuta a crescere il canale, mi fai tanto tanto felice. E se non sei ancora iscritto o iscritta, qui sotto trovi la faccina sorridente, ci clicchi sopra che è anche il logo di Viaggio Vero, clicchi anche sulla campanella perché in questo modo riceverai tutte le notifiche ai video che andrò a pubblicare e ti saluto tanto, ciao da Cristiano di viaggiovero.com.